Buon inizio pomeriggio a tutti i telespettatori di Classe NBC e bentornati a Market Driver, il programma di approfondimento che cerca di determinare quali sono i driver che stanno muovendo il mercato. Con me molti ospiti, cominciamo con Bianca Garattini di Action Forex, che saluto, buongiorno Bianca. Buongiorno. La nostra specialista delle valute, avrei da fare nella seconda parte del nostro programma. Nella prima invece ci sarà Luca Barillaro dello studio Barillaro che ci parlerà un po' di Tobin Tax. Buongiorno Eric, buongiorno. E Carlo Alberto sarà il nostro jolly, buongiorno Carlo Alberto De Carlo di Active Trades. Allora, detto questo, stavamo tenendo anche i dati americani sulle case, eccolo qua, 770.000 unità, il consensus avvia dei cantieri di nuove unità, abitativa a settembre, più 15% l'avvio di cantieri delle nuove unità a 872.000 unità e dunque decisamente meglio del consensus. Per quanto concerne invece i permessi, si attestano in aumento dell'11,6% sempre per il mese di settembre, per andare ad attestarsi a 894.000 unità. Andiamo a vedere se con questi dati come sta reagendo il mercato. Vediamo che abbiamo il nostro future in rialzo dell'1,14%, 16.125 punti, in aumento sì, dell'1,14%. Adesso magari poi analizzeremo nel dettaglio un po' meglio il future per vedere come ha reagito al dato e nel senso magari faremo qualche proiezione su come reagirà nel resto della seduta. Ma prima cominciamo con un tema importantissimo perché ovviamente uno dei driver che muove i mercati è la Tobin Tax, forse non muove proprio adesso i mercati, ma agita, ve lo posso assicurare, i trader e gli operatori finanziari. Allora, Luca Barillaro, facciamo un'analisi sulla Tobin Tax. Cosa sta succedendo? Beh, innanzitutto, stando al tenore letterale del testo finora noto, la Tobin Tax, così come proposta, non andrà a colpire le categorie di speculatori che si prefigge di colpire e soprattutto non andrà a conseguire i risultati che si prefigge di conseguire. Allora, noi ci siamo fatti uno schemino mentale che vogliamo proporre ai nostri telespettatori. Magari cominciamo con il primo cartello, le ragioni di chi promuove la Tobin, perché se partono comunque sia con dei buoni propositi, poi da lì all'arrivo è un altro paio di maniche, insomma. Come si è partiti? Perché? Beh, si è partiti innanzitutto per cercare di far pagare al settore finanziario parte dei denari che sono arrivati al settore finanziario per i vari bailout, i vari salvataggi dal 2008 ad oggi. Far pagare la crisi, insomma. Far pagare la crisi. Ai brutti e cattivi, ai brutti e cattivi speculatori. Il problema è che, così come è stata strutturata in Europa a livello europeo la Tobin Tax, tutti la pagheranno tranne ovviamente il grande capitale, i grandi speculatori internazionali. Ad esempio nel caso italiano quelli che andranno a pagare saranno i piccoli risparmiatori, saranno le banche italiane quando andranno sul mercato attraverso i fondi di investimento e la pagheranno i trader retail, trader online quindi, ma cosa ancora probabilmente non nota e sfuggita ai più, la pagheranno anche le imprese nel momento in cui dovessero avere dei derivati a copertura di rischi aziendali. E noi sappiamo che molte grosse imprese comunque utilizzano i prodotti finanziari proprio per coprirsi una sorta di assicurazione. Naturalmente, anche i consumatori che dovessero avere dei finanziamenti o dei mutui con a fianco un contratto derivato IRS che fissa il tasso, quindi un contratto prudenziale che fissa il tasso da oggi a 5-10 anni, perché ogni volta che c'è, ripeto, stando al tenore letterale del testo ad oggi noto, ogni volta che ci sarà uno scambio di flussi derivante dal contratto derivato, la Tobin Tax sarà calcolata sul nozionale. Ecco, allora, spieghiamola bene questa parte, perché secondo me, come hai detto giustamente tu, sta sfuggendo un po' alle persone a cui non dovrebbe sfuggire. Certo. Perché ogni persona che apre eventualmente un mutuo o un contratto, non so se c'è una persona fisica che vuole coprirsi da un determinato prodotto finanziario, se acquista altri prodotti finanziari, ad ogni modo, si apre un suo mutuo legato all'IRS. Legato all'Euribor e poi vuole fissare il tasso, perché l'Euribor sappiamo essere un tasso variabile, certo, vuole fissare il tasso stipulando accanto al mutuo un IRS, quindi un interest rate swap che gli permette di dormire sonni tranquilli. Nell'eventualità che si alzi l'Euribor, lui magari attraverso il swap che compra si va a coprire. Insomma. Esattamente, ogni volta che ci sarà lo scambio di flussi sull'IRS, questo risparmiatore dovrà pagare la Tobin Tax sul nozionale, perché è un derivato e rientra pertanto. Allora, mettiamo che l'Euribor è 4 volte l'anno? Esattamente, visto che non è una tassa annualizzata, ma si fa ogni volta, si calcola ogni volta che c'è uno scambio, su un ipotetico mutuo da 100.000 euro, calcolando
un amortizing, quindi un nozionale netto e medio sui 10 anni di circa 60.000 euro, è facile calcolare, l'un per mille andremo intorno ai 15-20 euro annuali se c'è una rata, ma attenzione, se la rata è mensile saranno 10-15 euro ogni rata. Quindi è molto facile capire il danno che ne deriverà non solo ai trader online, il rischio è quello della cancellazione del settore, ma anche all'economia reale, che è quella che in realtà la Tobin Tax si dovrebbe prefiggere di proteggere, anche alle imprese che si proteggono per svariati milioni di euro, su, ad esempio sul rischio cambio. No, ma non solo, noi attraverso un programma sulle commodities abbiamo visto che parecchie aziende compravano, magari quelle che comprano e vendono grano, poi si vanno a coprire con i future, quindi questo... Vabbè, andiamo invece sulle ricadute sul gettito, perché si sono stati fatti un po' di conti, insomma, lo stesso governo ha fatto i conti di un'eventuale tassa sulle transazioni finanziarie, e cosa è uscito? Perché secondo me è molto interessante. Sì, ho letto la relazione tecnica proprio stamattina e si presume in stima prudenziale un calo del 30% degli scambi sui mercati cash in Italia, quindi prevalentemente TLX, IMTF e Borsa Italiana, e un calo dell'80% sui mercati dei derivati sempre gestiti in Italia. Ovviamente il futuro non lo sa nessuno, non possiamo conoscere cosa succederà. A mio avviso, e ad avviso anche di molti colleghi, le stime sono un po' ottimistiche, nel senso che noi ci aspettiamo un calo sul mercato cash di circa il 50% degli scambi, ma ciò che conta è l'indotto che ne deriverà, e cioè una serie di esuberi sul mercato dei capitali, cioè meglio sul mercato dei broker e delle banche, specialmente nel settore del trading online, e aggiungerei una totale illiquidità del mercato, cioè il risparmiatore quando andrà sul mercato e vorrà comprare 500 azioni di un qualsiasi titolo quotato a Piazza Affari, probabilmente non troverà più uno spread così stretto come oggi trova, ma si troverà a dover pagare anche uno spread tra denaro e lettera molto più ampio, perché la liquidità verrà tolta. Perciò le oscillazioni, insomma, potrebbero creare... E questo è il terzo punto, si propone la Tobin Tax e dice dobbiamo ridurre la volatilità dei mercati, in realtà la nostra idea è che molto probabilmente la volatilità aumenterà. Allora, abbiamo esaurito ormai da circa un minuto il tempo a disposizione per la prima parte, ma restate con noi perché noi non vogliamo soltanto mettere le mani avanti e spiegare cosa succederà con la Tobin Tax, ma vogliamo proporre anche delle alternative. Tutto questo dopo la pausa pubblicitaria.